Dal 1° di ottobre, a causa del PD a Milano, ci saranno nuovi divieti che imporranno lo stop alle auto Euro 4, Euro 5 diesel fino all'Euro 2 benzina. Un disastro per la nostra città e per la nostra provincia. In un momento di crisi economica, di crisi energetica, di guerra, di Covid, di inflazione, che fa il Comune di Milano, vieta l'ingresso in città ad auto, veicoli e furgoni che hanno solo qualche anno sulle spalle e che vorrebbero semplicemente portare lavoro e ricchezza a Milano. Se uno non hai 30, 40, 50 mila euro per cambiare l'auto o il furgone adesso, cosa fa? Tu, sindaco Sala, tu, PD, lo lasci a piedi, smette di lavorare? Non è così che si tutela l'ambiente, sindaco Sala, PD e sinistra. L'ambiente si tutela permettendo alla gente di lavorare, di fatturare, di incassare, di pagare le tasse e magari col tempo di comprare una macchina nuova. Riguarda tutti, non solo i milanesi, tutti quelli che dal 1° ottobre non potranno più venire a lavorare a Milano. Non è così che si aiuta la gente a tutelare l'ambiente e a portare uno stipendio a casa. La Lega chiede di sospendere subito questo provvedimento perché 400.000 lavoratrici e lavoratori in un momento di crisi come questo meritano rispetto.